Amici miei, nome dell'avventura. Buonasera, sono le 3:30. Sono appena tornato da Anduin, dove sono stato, non è importante, ma vi voglio dire una cosa. Esiste l'amicizia su YouTube? Per me, solo per i grandi YouTuber, perché hanno raggiunto un certo livello, sono appagati, hanno il loro cerchio di spettatori, di iscritti, e non si fanno la guerra. Invece, come me, i piccoli youtuber, non c'è amicizia, c'è soltanto invidia, perché come è successo a Montesi, per invidia gli è stato chiuso più volte il canale. A me è successa stessa cosa. Poi spero di trovare un collaboratore serio, no, che ti fa, dice sì, facciamo i soldi giù. Anche che ho trovato le persone che piace il mio format di esplorazione urbana. Gli ho detto, guarda, c'è anche il problema della benzina e altre cose, perché non monetizzando ancora, non essendo a certi livelli, non è che posso sostenermi da solo il viaggio per esplorazioni fatte più spesso, perché la macchina costa, la benzina costa, l'uso della macchina, le gomme destra e sinistra, è più spesso che in presa. C'è qualcuno che, guarda, ti finanzia, non ti preoccupare, ok, gli ho fatto presente questa persona, aiuti su di giù, ok. Sparisce come sempre. Organizzare io di qua, di su, di là, io di là, sparisce. Persona non affidabile. Perché questa è una persona non affidabile, che si crede la prima donna quando non ha nemmeno le 4.000 ore per monetizzare. Nemmeno le 4.000 ore hai e ti credi arrivato? Chi sei? Chi sei? Sei come me, un piccolo youtuber. Io faccio l'amico, ma dove che sei la prima persona che ti rimangi la parola data? Ma dove?